Oggi affrontiamo l'episodio criminoso verificatosi il 13 ottobre del 1988, intorno alle 20:40, presso la Coop di via Massarenti a Bologna. Tre guardie giurate, mentre prelevavano il contante della cassaforte, subirono una rapina da tre malviventi. Alberto, Fabio e Roberto Savi ammisero gli addebiti, ma finirono per ritrattarli successivamente. Ascoltiamo le deposizioni delle tre guardie giurate che subirono la rapina: Silvano Castellano, Isauro Lollini, Neri Valentino. Signor Castellan, buongiorno. Buongiorno. Nel 1988 lei lavorava come guardia giurata sì. presso quale istituto? Cop Service. Cop Service. Allora Cop Sicurezza. Allora Cop Sicurezza. Il 13 ottobre di quell'anno lei fu testimone di un grave fatto delittuoso, una rapina. Racconti alla Corte e a tutti noi che cosa ricorda di quella sera, che ore potevano essere, che mansioni svolgeva e che cosa vide. Io svolgevo mansione di autista, come autista di scorta valori, un furgone blindato, ed erano circa le 8:30 quando è successa la rapina in via Massarenti davanti alla Coop. Hanno sparato dei miei colleghi, io a questo punto ho soccorso i colleghi, avendo fatto un giro della Coop prima col furgone, onde evitare che Piano potessero. piano, più lentamente, perché devono registrascrivere quello che lei dice, quindi parli più lentamente. Va bene, Grazie. prego. Facendo un giro con il furgone attorno alla Coop, ho soccorso i colleghi che erano già stati colpiti. Aspetti, è già arrivato alla fine. Invece Ha dobbiamo, bruciato le tappe. con molta pazienza, ripercorrere tutto. Intorno alle ore 20:30, lei ha detto, arrivate davanti alla Coop. Lei è alla guida. Scendono Neri e Lollini. Esatto. Giusto? Giusto. Lollini aveva compito di copertura? Esatto. Esatto. Neri doveva prelevare il denaro. Perfetto. L'operazione si svolge regolarmente Sì. fino al momento in cui fanno per riavvicinarsi al furgone. Esatto. In quel momento, quando sono ormai nei pressi del furgone, lei nota qualcosa di particolare? Nota un uomo che si avvicina? Sì, una persona che sembrava in stato di Di ebbrezza. ebbrezza. Si avvicina ai due suoi colleghi? Sì, si frappone in mezzo tra il furgone e i colleghi che stanno per risalire sul furgone. Sta lì qualche secondo, che cosa succede? Niente, gesticolava, insomma, si frappone in mezzo che impedisce ai colleghi di salire sul mezzo blindato. Ho capito. In quel mentre, che cosa accade? Quel mentre ho sentito, dopo diciamo qualche secondo che gesticolava questo signore, ho sentito dei colpi di arma da fuoco. Ecco. Da dove provenivano questi colpi? Dalle sue spalle? Dalla parte posteriore. Dalla parte posteriore. Ha visto cadere subito qualcuno? Sì, ho visto cadere Lolini. E Neri? Neri invece a questo punto scappa verso il furgone, si propone davanti al mezzo che gli faccio da scudo, diciamo, Ah. come protezione. E mentre parte un altro colpo che prende conto la carrozzeria del mezzo che gli fa un buco sul lato destro sul parafango. Non so che colpo sia, un fucile o pistola, non so. Poi sento altri colpi e a un certo punto vedo il mio collega che cade davanti al furgone per terra. Ah, ecco, da dove provenivano questi colpi? Ha visto qualcuno sparare? Sa come sparare? Dal di qua non potevo Dalla provenire. destra, cioè dal di qua, lei dice, dalla Secondo sua me destra no. provenivano o da dietro dalla strada o dalla parte dell'ospedale di fronte. Ah, dalla Non, parte però non dell'ospedale, so. del Malpighi, Sant'Orsola Malpighi. Non saprei. Quelli che raggiungono Lollini, Neri potrebbero provenire dall'ospedale. Potrebbero anche provenire dall'ospedale, però, cioè, essendo davanti al furgone. Ho capito. Senta, lei che cosa fa a quel punto? Io a quel punto, quando è caduto il mio collega Neri davanti al furgone, non avendo più diciamo, da poterli caricare o aiutare, ho fatto retromarcia per non pestare il mio collega che era caduto davanti al furgone. L'ho evitato, e ho acceso la sirena, ho dato i soccorsi dovuti che abbiamo tramite radio tutti noi con la nostra sala operativa e ho fatto il giro. E ha fatto il Ho giro? fatto il giro attorno alla Coop praticamente, alle strade laterali e Sì, giro cioè attorno. Fabri ha fatto Paolo Fabri? Sì, ho fatto il giro Poi? attorno, il giro in tondo, Sì. con la sirena aperta Sta strada e come si sono chiama? arrivato sul posto a soccorrere i colleghi. Prima di allontanarsi ha sentito arrivare dei pallini sul tetto del Sì, furgone, quindi c'è anche. stato un ulteriore colpo. In tutto, quanti colpi può aver sentito? Più o meno. Non saprei, cioè, lei dice dall'inizio di fuoco alla fine, no? Quanti colpi non saprei. Non lo so. Fa il giro Sì, praticamente, si riporta sul davanti e punto. lì incontra.
Incontro uno della questura in borghese, un ragazzo che stava, era già sul posto anche lui, che già era, già lì. Che già stava soccorrendo. Sì. Garuti. Sì, il nome non... Senta, lei, oltre all'uomo forse ubriaco che si frappone ai suoi colleghi, ha notato qualcun altro? No, io ho visto solo delle ombre e basta. Delle ombre. Ecco, l'ombra o la sagoma che lei nota, dove la nota? Cioè attraverso che cosa la nota? Attraverso lo specchietto retrovisore addirittura? Sì, verso lo specchietto, la parte sinistra. Ecco, e quindi poteva essere nei pressi della pensilina? Sì, pressi del pensilino o di una campana di vetro che si sita sul posto. Quindi è l'unico malvivente che lei vede attraverso lo specchietto è questa persona? Intravedo la sagoma. Sì, intravede la sagoma, è l'unico? È l'unico. Grazie. Prego. C'è lo specchietto retrovisore di sinistra. Sì. Vedi una sagoma. Sì. Che spara. No, che spara no, però travedo una sagoma. Di un... ma come fa a dire che era quello che sparava? No, non ho detto che era quello che sparava. Ah. Io ho intravisto una sagoma di una persona che si è esposta dietro per un attimo i capelli... Che è comparsa per un attimo nello specchietto. È comparsa per un attimo e mi sembrava che avesse anche i capelli lunghi. Tu di questo... I capelli lunghi. Ascolti, Lollini. Lei all'epoca chiaramente non se le ricorda, ma... Siamo qui anche per questo. Disse, oltre alla persona che gesticolava, ho potuto notare dallo specchietto retrovisore, poco prima che il Neri fosse colpito, la sagoma di un altro individuo, di corporatura snella, non molto alto, che indossava un giubbotto di pelle nera, un paio di pantaloni scuri, capelli lunghi, che sparava. Disse così allora. Può darsi che allora faccio riferimento alle posizioni di allora, perché sono passati poi 8 anni. A chi ha reso questo verbale? E quando? 14 ottobre, pochissime ore dopo, perché erano le 0:10 del 14, quindi praticamente la sera. Dal dottor Pezzano, dico bene? Forse, non ci risulta nel verbale. Comunque in questura? Sì. Questa persona sparava, questa sagoma che lei ha visto, stava sparando? Faccio riferimento a questo, dice così e così sparava. Cioè, adesso non ricorda, ma conferma quello. Confermo il verbale, sì, questo. Grazie, non altre domande. Prego. Ci sono domande? Certo. La persona ubriaca che barcollava, che si frappose di fronte a Neri, aveva un ruolo, poteva essere uno che apparteneva ai sia alla banda dei rapinatori o no? Questo non lo saprei, se poteva appartenere alla banda o meno. So che dopo i primi spari questa persona si è allontanata di fretta, di corsa. Chiunque. Penso che poi chiunque avrebbe fatto la stessa cosa. E barcollava ancora quando si allontanava pure? Ma quando, secondo una cosa che ho notato, mentre scappava, che mi sembrava zoppo, ecco, non era, girava quindi, male, ecco, girava. Quindi non può dire se avesse avuto un ruolo attivo o meno nella... No, questo non ce lo può dire, grazie. Prego. Va bene, può andare, grazie. La ringrazio, buongiorno. Buongiorno. Si chiama? Lollini Sauro. Buongiorno, signor Lollini. Lei nel 1988 che lavoro faceva? Guardia giurata. Per quale istituto? Cop Sicurezza. Lei naturalmente ricorderà che cosa accadde il 13 ottobre di quell'anno. Il 13 ottobre? Certo. Ecco. Se gentilmente riferisce alla Corte con calma tutto quello che si ricorda, se c'è qualche sbavatura, diciamo così, l'aiutiamo noi. Vado avanti, grazie. Bene, noi siamo arrivati praticamente davanti alla Coop sulla strada, siamo scesi, io ero il piantone, non quello che apriva la cassaforte, ero il piantone delle tre guardie giurate, una è rimasta dentro il furgone. Come si chiama? Castellan, sì. Che era l'autista, io e Neri siamo scesi, Valentino, per portarci verso la cassaforte che era situata nell'angolo in basso della Coop. Io mi sono posizionato dietro l'angolo, praticamente con le spalle al muro, sì. Protetto. Il Neri ha cominciato ad aprire la cassaforte, ha aperto la cassaforte, ha richiuso la cassaforte, poi si è portato verso il furgone. Io, come da prassi, ho aspettato almeno i 6-7 metri prima di potermi muovere. In quel momento si è avvicinato verso il Neri una persona che sembrava ubriaca, mostrando le mani e barcollando. Automaticamente ho estratto la pistola e l'ho puntata verso l'ubriaco, che era praticamente verso la mia destra. Ho puntato l'arma e ho avvertito il Neri che questa persona gli si stava avvicinando. Neri automaticamente ha estratto la pistola e si è spostato dall'ingresso del furgone, cioè arretrando verso, diciamo, il davanti del furgone.
automaticamente in quell'attimo hanno sparato dalla mia sinistra, dove c'era verso la fermata più o meno dell'autobus. Quanti colpi sente? Colpi da tre. Parli sempre tre colpi. Tre colpi. Lei viene colpito immediatamente? Sì. Cade a terra e da quel momento... Cade a terra nel punto in cui è indicato? Sì, vicino al baracchino, il gabbiotto del parcheggiatore. Sì, sì, certo. Quindi, per capirci, quando partono i colpi, lei non è più con le spalle al muro della coppa, per intenderci, lei sta proteggendo il Neri che si avvicina al burrone. Mi stavo portando verso il Neri. Quindi è nei pressi della baracchina del... Praticamente tra il muro e la baracchina. Benissimo, benissimo. Un passo indietro, quel signore che sembrava un ubriaco vi distrasse, cioè voi perdeste di attenzione, non vi guardaste più intorno, compiste una qualche attività che in qualche maniera fece venir meno la normale Il suo scopo penso principale fosse quello di tenere fuori Neri dal blindato, anche perché era già a un metro dal blindato, poteva entrare nel blindato con i soldi che aveva, in sostanza. Ecco, perché Neri aveva... E più ha fatto muovere me, perché io di solito parto quando l'altro è già quasi all'imbocco della porta. Ho capito. Senta, dopo questa esplosione di colpi e l'essere caduto, lei ha qualche ricordo, perse conoscenza? No, non ho perso conoscenza. Ecco, che cosa si ricorda? Allora, sono caduto in terra, la mia pistola è cascata dietro di me circa un mezzo metro. Dopo il terzo colpo ho sentito dei passi e pensavo in quel momento che venissero per finirmi. Sì. Poi invece è sopraggiunto un ragazzo, ho visto che aveva una pistola in mano, mi sembrava una 92, e mi ha detto: sono della questura. Automaticamente mi sono rilassato un attimo. Sì. Però ho ripreso immediatamente e gli ho detto: guarda dietro la mia testa, ci dovrebbe essere la pistola, la prendi e la scarichi. Cioè, ho continuato a fare il mio lavoro fino alla fine. Senta, lei ebbe l'impressione di essere colpito da più proiettili? No, si sente solo caldo in quel momento. Dove fu colpito? Praticamente ho 70 buchi sulla parte sinistra. Della spalla? Dappertutto, su tutto il corpo. Ho ancora 25 pallini dentro, calibro 00 e 60. Cioè due calibri diversi? Sì, hanno usato due pallottole perché la maggioranza erano di 00, circa una grossezza così, e 60 circa calibro 6. Ma esplosi dalla stessa arma? Sì signore, perché vengono tutti dentro dalla parte sinistra, stessa angolazione. Senta, lei ricorda in tutto quante deflagrazioni udì, sentì? Io ne ho sentite tre. Tre. Nel furgone vi erano altri soldi, oltre a quelli che si accingeva a depositarvi? Sì. Il net. Più o meno quanto ci poteva essere? Beh, potevano essere dai 500 ai 700 milioni, più o meno. Perché la coppa di Massarenti era l'ultima? Sì, era l'ultima prima del rientro. Ho capito. Sì, un'ultima cosa. Lei e Neri formavate pattuglia assieme, abitualmente, lavoravate insieme? Beh, abbastanza spesso, però quel giorno non dovevo esserci io sul blindato. Cioè io ho sostituito un collega che si era ammalato. Ho capito. Tutta l'operazione, cioè dal momento in cui il blindato arriva, si posiziona, scende l'agente di copertura, quello che deve prelevare il denaro, il prelevamento, deposito sul blindato, via andare, quanto dura? Beh, alcuni minuti. Si può quantificare? E dopo dipende da chi è quello che apre la cassaforte, se è titubante o meno, può dimenticare un numero. Comunque lei all'epoca disse... Nell'88, un paio di minuti? Sì, un paio di minuti di solito si fanno. Ho capito. Cioè se c'è un capo macchina, diciamo, che è svelto, si fa in 2-3 minuti, si fa. A parte questa persona, quell'anziana, anziana? Quella che sembrava un ubriaco? Beh, dai 48 ai 55 a grandi linee. Beh, non è proprio anziano. Giovanissimo. Non è anziano. Un giovane adulto. A parte questa persona, lei vide altre persone? No. Non è nemmeno riandando indietro con il ricordo in grado di riferirci qualcosa di utile? Nulla? Niente, l'unica cosa appunto, l'attenzione era focalizzata da quella persona, anche perché io sto lavorando, cioè non mi interessa tutto il resto, mi interessa salvaguardare il mio collega. Lei vide il Neri cadere? No.
Io ero già disteso. Era già disteso. Vabbè, lo chiederemo al Neri. Grazie, ho finito. Prego. Domande? Senta, Neri come, quando fu ferito? Il suo collega, quando è che fu ferito? Lo vide quando fu ferito? No, io ero già disteso in terra. Io sono sempre il primo ad quindi essere eliminato. Quindi non vide neanche da dove spararono? No, perché io sono praticamente... Posso fare delle supposizioni. Sulla base di quali dati? Sulla base di dati concreti? Beh, i dati concreti sono anche abbastanza semplici. Dal momento che il Neri, da come mi disse, si è messo giù davanti al furgone blindato a protezione, automaticamente il colpo che ha parte dall'alto e va verso il basso, di conseguenza cioè dal fianco destro al sinistro, sì, trapassante, esatto, di conseguenza può essere solo uno che dall'alto ha sparato verso il basso, il che vuol dire uno in piedi contro uno disteso a terra o appoggiato a terra. No, avevo chiesto la distanza. Che distanza? A distanza visto? Con un'arma del genere, un 38 special, è abbastanza ininfluente, cioè dal di là della strada può essere, da dietro un muretto della del Sant'Orso. Quindi lei non ha visto la sagoma dello sparatore? No. Ecco. Poi lei ha sentito le frasi riferite da questo signore affetto da zoppia o da ebbrezza o da altro? No, a me sembrava ubriaco dal modo come si muoveva, barcollante. Però non ho notato... Le frasi che ha detto? Quali frasi ha detto? No, non ho sentito frasi. Ma ha parlato? Io ho sentito quello che ha detto Neri, stia lontano che stiamo operando. Poi sono caduto. Sono le ultime frasi che io ho sentito. Cioè Neri? Il Neri, rivolto verso questa persona. Ah, ecco. Gli però... ha detto stia lontano che stiamo operando, intanto che lui arretrava. Certo. Cioè in sostanza l'ubriaco ha ottenuto il suo scopo, di farlo arretrare dalla porta d'ingresso. Cioè perché dice blindato. L'ubriaco... Lei dice perché dice ubriaco? Potrebbe anche non essere ubriaco. Beh, uno che barcolle fa così e va da tutte le parti. E quale scopo aveva l'ubriaco? Di tenere fuori dal blindato il mio collega con i soldi. Ma quindi era poco ubriaco? Faceva finta. Ah, ecco, l'avevo scontato che era ubriaco. Una deduzione, sì. No, però voglio dire, è in conflitto con quello che dice, perciò lo abbiamo. D'accordo, si può accomodare, grazie. Grazie. Ah, no, è concluso però, avvocato Piccolo. No, successivo a quello che ha risposto, se è una sua deduzione, appunto, come fa a affermare che quella persona non avesse altri un ruolo diverso rispetto a quello che ha fatto, insomma. Cioè lei come fa a dire che certamente da quello che lei ha detto, questo signore che lei ha definito ubriaco, ma evidentemente in senso che fingeva di essere ubriaco, se è vero quello che lei dice, come fa a dire che certamente faceva parte di questo gruppo dei rapinatori e che aveva svolto un'azione diversiva? Beh, solitamente, per tanto ubriaco che sia, non va contro la canna di una pistola, quella che aveva il mio collega in mano. Non e che continuava a procedere? Esatto. Se non aveva uno scopo ben preciso, anche un ubriaco penso che a un certo punto rinsavisca davanti a una canna di una pistola. D'accordo, quindi siamo sempre nel campo delle deduzioni. Grazie mille. Può andare. Prego. Lei come si chiama? Neri Valentino. Ah, Neri Valentino. Signor Neri, buongiorno. Dono. Lei nel 1988 che lavoro svolgeva? La guardia giurata. Presso quale istituto? Cop Sicurezza. Cop Sicurezza. Allora, stiamo parlando di un episodio accaduto il 13 ottobre 1988. Che cosa accadde quella sera? Ce lo ricordi? Allora, arrivammo lì in Massarenti, 8:30, su per giù. E ci dicemmo, ove è andata bene stasera, non c'è nessuno, di solito c'è sempre un gran casino, e siamo scesi prima Lollini e poi dopo sono sceso io. Abbiamo preso i soldi, poi mentre ci avvicinavamo al furgone è spuntato una persona lì che ha cominciato a blaterare. Allora Lollini mi ha detto, stai attento, non ti preoccupare, ho già il colpo in canna, canna alzata, non c'è problema. Questo blateravo, ho detto, no, per cortesia, tutta mattina che siamo in giro, se te ne vai è meglio. Poi dopo, non lo so, si è alzato le braccia o parlato un po' più forte, si è sentito un colpo. Questo è sparito completamente e si è sentito un altro colpo. Io non ci ho fatto nemmeno caso, cioè, vado verso il furgone, però avevo una sensazione di essere da solo, cioè, di non essere in compagnia. Mi giro, non trovo più il mio collega, ma dove è finito? Dopo lo vedo, è là per terra. Ho detto, eppla. Ho detto, ci siamo, vado verso il furgone, mi giro istintivamente verso la mia sinistra e vedo
circa l'altezza della fermata dell'autobus, una persona alta, messa bene, aveva qualcosa davanti alla faccia e che mi spara un colpo di fucile. Ho detto alla Madonna, ho detto iniziamo bene. Allora provo ad andare dall'altra parte del furgone per provare a fare qualche cosa, non lo sapevo nemmeno io, provo ad andare dall'altra parte, lui è già di là e mi rispara un altro colpo. Mi sbaglia e colpisce il furgone. Ho detto, ormai provo a tornare dall'altra parte. Non faccio tempo perché mi trovo steso per terra. Non me ne sono neanche accorto che mi avessero colpito, mi trovo proprio sdraiato per terra. Dopo la mia paura era il furgone che mi passasse sopra. Perché lei cade davanti al furgone. Davanti al furgone. Invece ho visto i fari andare indietro, il furgone passarmi a fianco, andare via, sirena spiegata. Ecco, una precisazione. Lei praticamente cade tenendo come punto di riferimento, diciamo così, i sedili anteriori del furgone sul lato sinistro, quindi lato guida. Lato guida. Lato guida. Lei, una volta che sente il primo colpo, poi vede il Lollini a terra ferito, cerca di andarsi a riparare da quel lato perché aveva visto un soggetto che da sotto la pensilina, questo sì, alto, stava sparando o imbracciava un fucile. Sì. Ricorda il fucile, se poteva essere di un tipo particolare? Sicuramente a pompa, perché ha sparato un sacco di roba. Sicuramente a pompa. Quindi lei si va a posizionare, pensando in tal modo di tutelarsi, nel lato dietro lo spigolo anteriore del furgone e viene colpito. Lei all'epoca fece due considerazioni, una in termini di certezza, disse di essere stato colpito da una pistola. Sì. Perché affermò questo? Perché se era colpo di fucile mi avrebbe disintegrato. Ecco. E in base alle sue, diciamo così, argomentazioni logiche, indicò agli inquirenti dell'epoca anche il punto da dove questo colpo di pistola poteva essere stato sparato. Oddio, questo non so se sono stato io o me l'hanno detto, ma sicuramente mi hanno sparato dalla maternità. Lato maternità del Sant'Orsola? Lato maternità, sì. Quindi dal marciapiede opposto di via Massarenti, sì, rispetto al punto dove si trovava lei. Esatto. Lei perse conoscenza, signor Neri? Ma ero lì tranquillo. Tranquillo. Aveva con sé il denaro? Sì. Ecco. Che succede? Niente, io ero per terra, il furgone era già andato via. Ho sentito quando si prende qualcosa a terra che si sfrega. Prende sulla. Poi non ho sentito più niente. Non ho sentito più niente. Per altezza e corporatura, l'uomo che vide sotto la pensilina o nei pressi della pensilina di via Massarenti, le ricordò qualcuno? No. Forse solo per altezza e corporatura la persona che imbracciava il fucile e che ferì Lollini e teneva me sotto tiro potrebbe essere avvicinata a quella che mi aggredì a Casteldebole. Come altezza e robustezza forse sì. Questo volevo sapere. Ascolti, lei era, o meglio, avrebbe dovuto far parte anche dell'equipaggio che la sera del 20 aprile 88 si doveva recare in Castelmaggiore per ritirare il denaro? Io ero parte dell'equipaggio. Ecco. Arrivaste molto prima quella sera rispetto al previsto? Sì. Può dirci perché? Rompendo il furgone. E quindi utilizzaste? Utilizzammo una macchina nuova, una Ford Opel. Più veloce. Esatto. Senta, può ricordare alla corte dove venne ferito? In via Massarenti, intendo, naturalmente. All'immitorace destro. Che conseguenze ha riportato? Quanto è stato assente dal servizio? Che postumi ha? Sono stato a casa 6 mesi, poi non ce l'ho fatta più, sono andato a lavorare. Però quando cambia il tempo lo sento subito. Cioè, ho mal la schiena, mal la gamba. Ha corso pericolo di vita? È stato. Sì. Perché se il proiettile andava dritto, non so cosa poteva succedere. E invece, se puoi specificare la traiettoria del proiettile? Il proiettile è entrato qui. Fianco destro. Fianco. Ha colpito la costola e ha deviato verso l'esterno. Perché si devia verso l'interno, di soprattutto. Grazie, ho finito. Grazie, buonasera. Grazie, si può accomodare, vero, signor Ministro? Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Ascoltiamo adesso la deposizione dell'assistente della Polizia di Stato, Lorenzo Garuti, che per primo intervenne sul posto per prestare i primi soccorsi, e la deposizione di Daniele Ansaloni, che svolse i primi accertamenti. Lei, signor? Sono l'assistente della Polizia di Stato, Lorenzo Garuti.
Buongiorno Garuti. Buongiorno. La sera del 13 ottobre 1988 lei si trovò a passare nei pressi del supermercato Coop degli Massarenti? Sì, come tutte le sere. Abita da quelle parti? Abitava da quelle parti. Allora abitavo in via Guelfa, al 18. Bene. Che cosa vide quella sera? Grazie. Beh, quella sera ero fermo al semaforo di via Bentivogli, all'angolo con via Massarenti, dietro a una Volvo. A un certo punto ho udito dei colpi d'arma da fuoco, di cui non si riusciva a percepire l'origine. Allora mi sono voltato nell'unico spiazzo disponibile, che era il parcheggio della Coop, dove ho visto uno che imbracciava un fucile. Questa persona qui si muoveva con molta calma, era tranquillo, non aveva, diciamo, modi di fare concitati. Allora ho deciso di parcheggiare la macchina per andare a vedere cosa stesse succedendo. Quel frangente ho udito altri colpi. Allora ho accelerato la manovra di parcheggio, ho girato l'angolo per via Massarenti, perché altrimenti avrei dovuto saltare un muretto che forse non era il caso che facessi. Ho girato l'angolo e giunto al passo caraio della Coop mi sono reso conto che c'era una guardia giurata stesa per terra in posizione longitudinale rispetto all'asse della strada e sulla destra, nascosta diciamo dalla baracchina del pedaggio, un'altra guardia giurata. In questo preciso momento ho realizzato cosa stesse effettivamente succedendo e mi ero reso conto che chi aveva operato in quel momento era l'allora famosissima banda delle Coppe. Nel contempo ho visto delle ombre muoversi dietro tra via Paolo Fabbri e via Massarenti, lungo il Palazzo Bianco. In quel momento, per tutelare anche me, nel senso per far vedere che ero armato, essendo l'unica persona in quel posto e non potendo vedere niente perché era buio, era pieno zeppo di cespugli, ho sparato due colpi in aria. Dopodiché, quando ho visto che praticamente non si muoveva assolutamente nulla, sono andato dalla guardia giurata stesa vicino alla baracchina, in quanto alla prima l'avevo già toccata e non aveva risposto, mentre l'altra era ancora apparentemente in vita e ci siamo scambiati qualche parola. Ho preso la sua pistola, che era una Franchi L. Lama in calibro 7,57, 6 colpi nel caricatore e c'era il cane abbattuto. Ho estratto i 6 colpi e mi sono messo in cintura. Dopodiché sono andato dall'altra guardia giurata. Al momento di prendergli la pistola, questa persona qui alzò la testa, questa guardia giurata, e mi disse: che cazzo fai? Scusate il termine, però. E che mi qualificai nuovamente, cercai anche di fargli vedere il tesserino, ma riappoggiò giù la testa. La pistola di quest'altra persona era una Walther PTH, non mi ricordo il calibro. Lei invece sparò quei due colpi con la pistola d'ordinanza? La pistola era d'ordinanza, tant'è vero che i boss li furono poi anche rinvenuti proprio davanti al passo caraglio. Calibro 9? Calibro 9, parallelo. Due precisazioni, lei quante persone vede armate? Allora, io ho visto in quel frangente lì soltanto una persona. Non solo, dalla posizione in cui ero, ricostruendo poi a posteriori, la prima guardia giurata colpita rimase, dalla posizione in cui ero io, nascosta dietro la baracchina. Per quanto riguarda il furgone, addirittura se avete fatto in fase di sopralluogo, da via Bentivogli, tutto il piazzale antistante, cioè il passo caraio, rimane nascosto dai cespugli. Perfetto. E dalla fermata dell'autobus. Perfetto. Quindi io in quel momento vedevo solo questa persona armata di fucile che non... Solo una precisazione su questa persona. Sì. Era alta? Da quella distanza, che dovrebbero essere circa 50-60 metri, è difficile riuscire a quantificare, anche perché il 13 ottobre alle 8:30, 8:40, buio. Quindi cioè io, l'unica cosa che potevo vedere era soltanto la sagoma, nel senso il contorno della persona. Quindi. In tutto, quanti colpi d'arma da fuoco lei percepì? Sentì. Io, un attimo solo, dunque. Il primo, poi, allora, ho guardato, il secondo, ho sentito 5 colpi, di cui sicuramente 3 di fucile, perché hanno un suono comunque molto diverso rispetto a quello... 3 di fucile? Sicuri. Sicuri. Gli altri due probabilmente di quale arma? Gli altri sicuri, gli altri non lo so quantificare perché in quel momento stavo andando in là e siccome stavo anche tra l'altro contravvenendo a un nel senso stavo intervenendo da solo su una cosa che non sapevo che cosa era. Certo. Sono arrivato con una certa calma, nel certo. senso
Non ero più attento a tutto ciò che mi si muoveva intorno che al... Le chiedo, la tonalità... No, questo non le saprei proprio dare una spiegazione, mi dispiace. Lei quindi fu il primo ad intervenire ed è chiarissimo. Dopo di lei chi arrivò? A parte i curiosi, qualche cittadino, altre persone? Beh no, subito arrivarono, faccio la cronostoria, arrivarono subito dei testimoni che ho provveduto immediatamente a bloccare. Immediatamente dopo, ancora prima dell'ambulanza, se ben ricordo, arrivò la volante. Siccome ero riuscito a prendere comunque un paio di informazioni relative comunque alla via di fuga e alla macchina, la volante praticamente non ebbe quasi neanche il tempo di fermarsi, perché gli urlai al collega, dico guarda sono andato in via Paolo Fabio, sono a 33 Chiara, ecco. Quindi è stata la volante che subito... Chiara, Paolo Fabio. Io mi ricordo di aver detto grigia, non mi ricordo se grigia o chiara, d'accordo. Comunque so che era... Cioè era macchina... stato riferito in quei frangenti anche che... Sì, premetto, non mi ricordo chi me lo riferì, però tra tutte le persone che arrivarono in quel momento... Ho detto quanti erano? Due o tre persone. Io purtroppo ho solo tenuto più a salvaguardare le armi e a raccogliere quanti più testimoni potessero d'accordo. Essere disponibili. Oltre questa volante che intervenne, giunsero altre volanti poco dopo? Dopo arrivò addirittura il dirigente della Rigos, il dirigente della squadra mobile. Volanti dell'ufficio controllo del territorio. Volanti, probabilmente arrivò un'altra macchina, ma io di questo non me lo ricordo. Mi ricordo comunque la presenza dei colleghi, tra cui era capo pattuglia, quello che è uscito, che avete sentito prima, anche perché è un mio vecchio pari corso. Ah, sì, sì. Cioè, di lui me lo ricordo bene perché è il mio... Grazie, ho finito. Non ho altre domande. Aspetta, ci sono domande? Sull'intervento delle forze dell'ordine, lei ricorda l'arrivo dei carabinieri sul luogo? No, l'unica cosa che mi ricordo dei carabinieri è che ci fu una specie di diatriba su un giubbotto. A lei ci può riferire qualcosa su quella questione? Io mi ricordo che ci fu una discussione tra l'allora il dottor Preziosa e un carabiniere, perché i carabinieri avevano rinvenuto questo giubbotto, mi sembra di ricordare, non l'ho visto, all'interno di un... O di un cassonetto o l'avevano trovato esattamente dietro alla fermata dell'autobus sul prato. Io so che ci hanno litigato su un attimo, poi alla fine ho vinto, mi e sembra. Qual era l'oggetto della contesa? Un giubbotto beige o comunque chiaro. Ma l'oggetto della contesa tra il dottor Preziosa e i carabinieri qual era? No, non mi ricordo onestamente. Un giubbotto, cioè chi dovesse acquisire? Esatto, più o meno si sono litigati, diciamo così, un reperto per essere in tema. La mia domanda era rivolta ai tempi dell'arrivo, cioè lei vide arrivare i carabinieri? Cioè l'arrivo dei carabinieri fu contemporaneo alla volante? No, i carabinieri sono arrivati molto dopo. Molto dopo. Lo tenga presente. Quindi che comunque le volanti all'interno della città sono molto di più delle pattuglie da radiomobile, comunque normalmente in servizio. Quindi è anche più logico tendenzialmente che arrivino prima. D'accordo. Altre domande? Nessuna? Si può accomodare, arrivederci. Grazie. Buongiorno, si accomodi. Come si chiama? Ansaloni Daniele. Buongiorno. Buongiorno. Lei nel 1988 dove prestava servizio? Alle squadre volanti di Bologna, UCT. Ricorda qualcosa dell'intervento che lei svolse in occasione della rapina presso la Coop di via Massarenti? Sì. Ecco, ci racconti tutto quello che ricorda, grazie. E dunque, è successo durante il 19-24, il turno 19-24. E la mia volante era stata inviata presso la Coop di via Massarenti per la segnalazione di una rapina. Sono andato sul posto con la mia pattuglia e la prima cosa che abbiamo visto un collega che si chiama Garutti, che lo conosco bene perché ha fatto il corso con me, che stava reggendo la testa di una guardia giurata che era rimasta ferita. Appena siamo arrivati, questo collega ci ha indicato, mi sembra via Paolo Fabbri, dicendo che da qualche istante la macchina sopra la quale erano fuggiti gli autori di quel fatto lì erano scappati in quella direzione. Al che noi, senza perdere tempo, anziché fermarci immediatamente lì sul posto, ci siamo buttati in via Paolo Fabbri alla ricerca di questa macchina. Dopo 100 metri ne abbiamo individuata una che abbiamo fermata, ma era una persona qualsiasi, e abbiamo ripreso a cercare. Poi dopo qualche istante siamo stati costretti dalla centrale operativa a ritornare sul posto per le indagini appunto che ne sarebbero conseguite. Ecco, su questo passaggio, voi avete informato la centrale operativa che procedevate ad una ricognizione dei luoghi intorno alla Coppa alla ricerca di questa macchina che si era allontanata da pochissimo?
Quando noi siamo arrivati, che ci siamo accorti che c'era una persona ferita, il collega che lo sorreggeva e altre persone intorno, alla centrale operativa gli ho detto: guarda, dico, manda subito un'ambulanza, noi ci buttiamo in quella via perché il collega ha detto che sono scappati da qualche istante. Ecco. E poi ci siamo lanciati proprio alla ricerca, a un dedalo, perché ci sono tante strade piccoline tra di loro. Sì. E abbiamo cominciato a cercare lì. Dopo quanto tempo siete stati, per usare un suo termine, costretti a tornare in zona COP? 3-4 minuti, credo. Ma perché? Vi è stato spiegato perché dovevate ritornare davanti alla COP piuttosto che cercare la macchina? Guardi, signor Pubblico Ministero, noi nel 1989, sebbene fossimo alle squadre volanti, facevamo spesso e volentieri i piantonamenti alle celle di sicurezza, ai detenuti negli ospedali. Questo cosa voglio dire? Vuol dire che sul territorio avevamo, mi sembra che quella sera ci fossi o solo io di volante o un altro. E allora purtroppo non c'era un'altra macchina da mandare là sul posto del ferito, ho capito. Ciò che mi avrebbe consentito di cercare, ho purtroppo capito. Di cercare lì. Quindi quando voi siete tornati non c'erano vetture della questura? No, quando siamo tornati sul posto mi sembrava che ci fosse solo l'automobile di servizio di quel collega che le ho appena detto adesso, che si era fermato così in circostanze fortuite perché stava accompagnando il dirigente, mi sembra, della Digos presso la propria abitazione. E noi quando siamo ritornati lì mi sembra che vi fosse solamente il collega, però non mi ricordo più bene. Ascolti, non è che per caso si ricorda il collega che era in sala radio con il quale lei dialogò quella sera? Chi dava le disposizioni? Io mi ricordo solo di uno, il collega Giannetta, però degli altri purtroppo non mi ricordo perché sono persone sempre... Si ricorda i componenti della pattuglia? Sì, io, l'agente Abate e l'agente Valicelli. Ho capito. Mi inserisco un momento per una questione che riguardava. Lei ha detto facevano parte della volante, oltre lei, anche gli agenti Abate e Valicelli. Sì. Valicelli è chi è quello che poi verrà arrestato? Sì. Per quei fatti relativi a questo processo, sì. Era con lei che l'accompagnava. Poi lei ha detto che vi era uno o due volanti in servizio, sì. Ma dove? In zona o in città? No, in tutta Bologna. In tutta Bologna, sì. In quel momento vi erano una o due volanti, sì. Ma per una questione contingente di quell'ora oppure perché normalmente era così? Dunque, noi ogni turno, perché sul 19 e 24 c'erano 4 o 5 volanti, solamente che le ripeto, signor giudice, c'erano i piantonamenti agli ospedali e venivano chiuse le pattuglie perché non c'erano abbastanza uomini e andavano a piantonare i detenuti e fuori ci rimaneva, delle volte rimaneva anche una volante, delle volte c'è stato anche qualche turno dove non ce n'era nessuno e tutte le chiamate le smistavamo purtroppo ai carabinieri. La cosa ci rassicura molto. Prego. Purtroppo. Prego. Allora Anzaloni, lei intervenne fino al momento in cui è stato richiamato dalla centrale per svolgere gli accertamenti in loco, ce l'ha descritto. Adesso gentilmente riferisca alla Corte il contenuto delle prime testimonianze raccolte che vi permise, seppur in maniera abbastanza semplice in una prima fase, di ricostruire la dinamica di questo episodio criminoso. Sì, noi abbiamo riguardo alla domanda del precedente della posizione tenuta da questa persona col fucile, le confermo che non me lo ricordo, ho letto la relazione e non l'ho precisato nella relazione di servizio. Non ho capito niente. Riguardo, lei prima mi ha chiesto la persona che era stata vista con il fucile, come teneva il fucile. Ecco, io lasciamo stare quello che ho detto prima. Parli più lentamente. Sì. Con calma, in base a quello che è il suo ricordo. Dunque, e a quello che ha riletto adesso. Ci dica quello che, a vostro giudizio, in quel momento fu la ricostruzione della dinamica del fatto. Noi abbiamo, quando siamo ritornati sul posto, sì. Abbiamo contattato il nostro collega che era intervenuto, prima di tutti gli altri. Come si chiama? Garuti, che reggeva la testa di una guardia giurata che era stata ferita, al collo mi sembra. E ci aveva appunto detto di aver visto, aver intravisto una persona armata di fucile che si stava dirigendo verso via Paolo Fabbri. Poi abbiamo contattato la stessa guardia giurata, la quale ci aveva raccontato quello che effettivamente era successo pochi attimi prima. Quale guardia giurata? Quella non ferita? Quella ferita a terra. Ah, quella ferita a terra, vabbè. Che stavano andando a prendere, avevano prelevato il denaro dalla cassa continua, si apprestavano a salire sul furgone, quando si sono visti avvicinare da una persona che sembrava quasi li dovesse prendere in giro.
perché barcollava e alzava le mani come in senso di resa, al che questa guardia giurata ha estratto la pistola per intimargli di andarsene, quando subito dopo è stato raggiunto da un colpo che lo ha steso a terra. Dopodiché abbiamo cercato di contattare la guardia giurata che era rimasta nel frattempo nel furgone, e questa ci poteva confermare che immediatamente dopo che il suo collega era stato colpito e si era accasciato a terra, l'altro, che aveva ancora in mano le borse con il denaro, aveva cercato rifugio a fianco al furgone, ma che lì a poco era stato colpito ed era caduto a terra. Lo stesso autista del furgone, pertanto, con una manovra repentina, come avrebbe dovuto fare, ha schivato il suo collega ferito e ha fatto il giro dell'isolato dando l'allarme. Ecco, a questo punto entrano in scena i testimoni che vedono le persone darsi alla fuga. Ricorda per la strada che imboccarono queste persone, che vi viene indicata naturalmente. Era dal piazzale della Coop in direzione di via Paolo Fabbri, ecco, che è una via a fianco buia, tutta alberata. Via Paolo Fabbri. Paolo Fabbri, sì. Quante persone vennero viste dai testimoni allontanarsi? Tre. Tre persone. Bene. Ricorda, sempre attraverso le testimonianze raccolte nell'immediatezza, l'armamento di queste persone? Ricordo solamente una, quella che al contrario degli altri due, che camminava piano ed aveva un fucile, probabilmente un fucile a pompa in mano, fucile da caccia, diciamo. Aveva un atteggiamento che viene... per precisare, cioè non è che lo ricorda lei, ricorda che dei testimoni le dissero questo. Sì, certo. No, ricordo che... no, io non l'ho visto, ricordo, cioè, che me l'hanno detto. Non può averlo visto. No, però... I testi le descrissero anche l'atteggiamento che questa persona aveva, questo signore che aveva il fucile da caccia, forse a pompa in mano. Sì. Come glielo descrissero? Perché è importante. Mi sembrava che lo descrissero come di persona di stempiata, non molto alta, vestito con un giubbotto bianco. Questa è la descrizione fisica, ma l'atteggiamento era... L'atteggiamento, ha detto che al contrario degli altri due che correvano a gambe levate, questo proprio camminava piano. Ha detto che gli è rimasto impresso perché camminava lentamente. Esatto. Beh. Esplose dei colpi di fucile in aria questa persona? Non in aria, dunque un colpo bersagliò la scritta del credito romagnolo, nonché anche un motocarro che era parcheggiato lì vicino. Proprio è una vetrina, cioè i colpi non è che fossero alti, erano proprio bassi i colpi. Ricorda se qualcuno nell'immediatezza parlò della possibilità che uno, due o tutti i rapinatori potessero indossare dei giubbotti antiproiettile? No, nessuno. Lo ricorda. Lei individuò i bossoli? Li trovammo per terra, alcuni bossoli, ecco. Da fucile da caccia, calibro 12. Erano quattro? Sì. Poi trovaste anche due bossoli calibro 9? Sì. Ma ci può spiegare il perché c'erano questi due bossoli calibro 9? Questi due bossoli corrispondevano a due cartucce esplose dal nostro collega, che si è praticamente fermato nell'immediatezza dei fatti e ha visto queste persone per terra. Allora, a scopo intimidatorio, ha tirato due colpi e si è subito portato vicino alla guardia giurata ferita. Ed erano i suoi colpi, erano i suoi bossoli. Sì, avrei finito per la ricostruzione, solo una domanda. Lei con Luca Vallicelli, sì, lavorava abitualmente? Lavorava, scusi? Abitualmente lavoravate? Sì. No, abitualmente insieme in pattuglia? No. No? No, perché da noi non è che le pattuglie restavano sempre fisse. Delle volte uno si ammalava o uno andava a fare uno di quei piantonamenti, allora cercavano di, bene o male, di racimolare persone e componevano una pattuglia. Comunque non era la prima volta che lavorava no. Con Vallicelli? No, ho lavorato più volte con Vallicelli. Più volte. Quella sera... andando naturalmente a ritroso nel tempo con il ricordo, si comportò normalmente? Si è comportato proprio come si doveva comportare, cioè abbiamo fermato, le dicevo prima, avevamo fermato pochi attimi dopo una 33, tecnicamente si è comportato proprio come si doveva comportare, armi in pugno, siamo scesi dalla volante, si è comportato come si doveva comportare. Una 33 perché, questo non gliel'ho chiesto, è una mia dimenticanza, perché naturalmente dalle testimonianze raccolte in loco si seppe che i rapinatori si erano allontanati a bordo? Sì, di una 33. Noi quando siamo arrivati sul posto il nostro collega ferito ha detto: guarda che è una 33 bianca.
Noi siamo andati e la prima che abbiamo visto. Lei sa dove venne ritrovata poi questa vettura Alfa 33? Mi hanno detto che venne ritrovata lì in una traversa di via Paolo Fabbri. Via Regnoli? Lei sta... Via Regnoli, sì. Via Regnoli. Non la ritrovò lei? No, io non l'ho ritrovata. Voi passaste per questa strada nella prima fase di ricognizione, prima di essere richiamati dalla centrale, per intenderci? No, ci passammo dopo. Dopo? Dopo quando? Allora, noi prima abbiamo fermato la prima Alfa 33, che non c'era nessuno. Subito dopo, la centrale operativa ci ha detto, guardate, tornate sul posto perché non c'è nessuno là. Allora siamo tornati indietro. Nel passare indietro, abbiamo visto una macchina, mi sembrava fosse targata Forlì, parcheggiata. Però non ci siamo fermati più di tanto perché dobbiamo andare dove ci ha detto la centrale operativa. In via Regnoli? Non so se fosse via Regnoli, non mi ricordo. Comunque targata Forlì? Mi sembrava fosse targata Forlì. Ed era vuota? Noi non abbiamo visto nessuno, abbiamo visto nessuno e siamo passati. Se posso aggiungere, dopo un signore, quando noi siamo andati sul posto, un signore che è rimasto anonimo, ha telefonato al 113. Dicendo. E ci ha detto, guardate che ho visto una vostra macchina che stava passando vicino a quella macchina, 33, dove c'erano due persone nascoste con il fucile nell'abitacolo della macchina. Allora dopo il capoturno mi telefonò e mi disse, guarda che... c'è stato un signore che è rimasto anonimo, mi hanno telefonato, ha detto che voi mentre ritornavate avete transitato e lì sotto, accorciati sotto ai sedili, c'erano queste persone qua. Quindi lei sa che dopo in questa strada è stata rinvenuta una Alfa 33? Sì, dopo sono venuto a sapere che era stata rinvenuta una Alfa 33 che probabilmente era stata quella utilizzata dai rapinatori. Lei non sa chi rinvenne questa vettura? Non lo so, no. Comunque non lei? No. La ringrazio. Non ho altre domande. Sì, prego, avvocato. Avvocato Pacilio, difesa parte civile. Quel giorno Vallicelli svolgeva le funzioni di capo pattuglia? No, il capo pattuglia ero io, fungeva da gregario. Da gregario? Sì. Dove si posiziona il gregario? Il gregario si pone di dietro l'autista. Grazie. Sì, dottor Corrado, parte civile. Si ricorda se per caso il collega Vallicelli suggerì all'autista qualche direzione da seguire per trovare la 33? No, perché lì decidevamo o io o l'autista e poi è lì a un prenderci, lì gironzolavamo in quelle vie buie. Quindi lei lo esclude completamente che, sì, che sì, possa sì, aver suggerito? Non ha dato nessuna dritta. Grazie. Piccolo, per Alberto Sala. E a parte i due boss del calibro 9 del Garut, il poliziotto che aveva sparato, quali altri fucili, che tipo di fucili spararono? Non lo so, le persone che abbiamo contattato noi hanno visto solamente il fucile sparare. No, no, dico, che tipo di fucile? Che sparò, mi pare, solo un fucile quella sera. A pompa o a un fucile da caccia? Mi sembra che il collega ci disse un fucile a pompa. Niente, grazie. Il collega chi, scusi? Il collega Garuti, quello che intervenne i primi attimi. Va bene, domande? Nessuna. Si può accomodare, grazie. Grazie.